staff che ringrazio pubblicamente perché dietro il lavoro del Consiglio. Si è parlato di futuro, innovazioni e tanto altro durante il convegno nazionale dei commercialisti all'Auditorium Scavolini di Pesaro. Due giorni, il 15 e 16 ottobre, con quattro panel tematici, tutto in sintonia con gli obiettivi dichiarati dalla città capitale italiana della cultura 2024. Seguendo il tema La natura della cultura, l'evento ha permesso di approfondire il ruolo dei commercialisti all'interno della cultura dell'economia. Un momento per condividere anche le esperienze maturate e le sfide che la professione deve affrontare nelle sue molteplici dimensioni, dialogando in particolare con i giovani. È un convegno sui generis, lo dico in apertura, del resto anche il layout che abbiamo scelto per l'evento lo dimostra: un ring al centro di una platea, all'interno di un auditorium, un palazzetto dello sport. Volutamente c'è questo cambiamento di paradigma anche a livello comunicativo. Parleremo non solo di giovani, come è stato fatto sempre in passato, ma parleremo con i giovani. Io da sempre ho professato la necessità di impostare l'azione politica del Consiglio nazionale su tre parole chiave: dialogo, ascolto e concretezza. E credo che oggi avremo modo, chiaramente seguendo i lavori di questo convegno, di riscontrare quanto queste tre parole chiave siano diventate realtà. Come dico sempre, i fatti sono le migliori parole. Pesaro per due giorni è stata invasa da oltre 1500 commercialisti provenienti da 132 ordini territoriali sparsi in tutta Italia. Un evento prestigioso che per la prima volta si è tenuto nel nostro territorio, ospitato dall'Ordine dei Commercialisti di Pesaro e Urbino. Il convegno ha testimoniato che lo sguardo della categoria è rivolto al futuro, in particolare ai giovani, con un progetto dedicato. Verrà illustrato un progetto che ha il Consiglio nazionale che si chiama Giovani Talenti, che è quello di attirare giovani professionisti, giovani laureati all'interno della nostra professione, con dei percorsi già delineati, con dei master offerti gratuitamente ai giovani, quindi dandogli la possibilità di entrare all'interno della professione e anche dei percorsi all'interno degli studi professionali già delineati di crescita, così da soddisfare le ambizioni di crescita professionale dei giovani colleghi. Soddisfatto il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, che ha parlato di grandi opportunità per la città. Come quest'anno, avendo avuto con questo riconoscimento, per noi sta diventando veramente una grande occasione, una grande opportunità per ospitare in città tantissimi convegni, di convegni che possono essere oggi commercialisti o di altri tanti ordini o altre attività, che appunto ci consentono di stare a livello nazionale, di farci conoscere e di far vedere tutte quelle che sono le bellezze che possiamo mettere a disposizione.